La provincia è una zona dove chi si dedica a queste illecite attività ha individuato un terreno fertile per il traffico e per lo spaccio, evidentemente legato non solo alla residenzialità di chi lo usa, ma magari anche a chi viene qui per motivi di vacanza, di turismo, eccetera, e quindi evidentemente a chi fa spaccio e traffico ha intuito che questa può essere una zona favorevole. Ricordo che solo quest'anno, nell'ambito dell'intero comando provinciale, sono stati sequestrati circa 65 kg di stupefacente, di cui quasi 11 di cocaina. Le indagini sono iniziate analizzando un po' quali sono stati i risultati nel settore del contrasto di stupefacenti dall'inizio dell'anno ad oggi, fatti dal nucleo investigativo e anche dai colleghi delle compagnie. E abbiamo cercato di analizzare il fenomeno per capire chi potesse avere lo spessore criminale, anche la potenza economica, le conoscenze criminali per poter far arrivare droga da fuori provincia. Tra questi elementi abbiamo individuato Zizzo Alfiero di Fondi, quale uno che con queste potenzialità. Ieri abbiamo avuto notizia che si portava fuori Fondi, lasciando la famiglia all'improvviso, abbiamo iniziato il pedinamento vecchia maniera. È andata a Roma e in un garage l'abbiamo scoperto insieme ad altre due persone smontare i parafanghi dell'autovettura che nascondevano dentro 7,350 kg di cocaina purissima. E i tre arrestati sono il Zizzo che è partito da Fondi, c'è cioè il proprietario del garage e c'è il proprietario della macchina, per cui pensiamo di aver preso in suo colpo chi importasse la droga all'estero, chi facesse il corriere, pensiamo, della rotta spagnola e chi detenesse lo stupefacente nel garage di Roma per distribuirlo eventualmente sia nella nostra provincia che anche in zona di Roma.